Tarifa SRL, gestore unico del servizio idrico integrato della provincia di Varese, ha ottenuto la certificazione internazionale rilasciata alle aziende che raggiungono e soddisfano elevati standard richiesti in ambito di risorse umane. La certificazione Top Employer è il risultato, il riconoscimento di sicuramente un progetto che ha una scadenza molto più lunga in termini temporali e che parte da lontano. Le linee guida che il presidente Mazzucchelli e l'alta direzione ha dato alla mia direzione, quindi alla direzione delle risorse umane, è stata proprio quella della implementazione di quelle che sono le pratiche di gestione delle risorse umane e quindi il completamento delle stesse in termini di vicinanza alle persone, in termini di sedi confortevoli, in termini di attenzione alla popolazione di Alfa. Diciamo che la certificazione Top Employer riguarda sostanzialmente una valutazione che l'ente ha fatto su Alfa in merito alle best practices di gestione dell'area HR. Sicuramente non è un punto di arrivo, per noi è un punto di partenza. Il progetto di gestione delle risorse umane, quindi un progetto di HR di prossimità, HR di vicinanza alle persone, condiviso con la direzione generale, con l'avvocato Michele Falcone, ha uno spettro molto più ampio e che dovremo portare avanti e strutturare come strategia HR nell'arco dei prossimi 5 anni. Stiamo preparando appunto un piano strategico legato a questo, che sicuramente vedrà una serie di attività, una serie di procedure e il miglioramento già di quelle in essere che permetteranno ad Alfa anche l'anno prossimo di ottenere la stessa certificazione che viene rinnovata di anno in anno. Quello che sicuramente andremo a fare è potenziare le nostre persone, formarle, cercare di ottenere dalla popolazione di Alfa, che è una popolazione estremamente giovane, dei massimi risultati in termini sia di performance che di leadership, ma anche di senso di appartenenza per la società. Alfa ha vissuto nell'ultimo anno e mezzo, un momento di forte crescita legato sostanzialmente alle acquisizioni, quindi al completamento del processo di acquisizioni che l'autorità d'ambito della provincia di Varese aveva preparato per Alfa. È stato un anno estremamente duro dove abbiamo dovuto lavorare correndo tanto e dandoci delle priorità. L'anno 2022 sarà quello che ci permetterà di strutturare una serie di attività, una serie di strategie e appunto di procedure di gestione che ci permetteranno appunto di continuare a crescere e di andare a consolidare quelle che sono le basi che abbiamo messo in questo anno, sicuramente con una visione molto più ampia, quindi guardando non più all'intervento di urgenza, ma guardando a una strategia, a una struttura sicuramente a aspetto molto più ampio.